A me non fa impazzire lui, però lo prendo. Buon dei Vitoge. Vito Vitoge, minchia, ho pista roba. Quanto godo. Mamma mia, sta roba è disumana, cazzo. Ti rendi conto di quanto siamo puliti? Mamma mia, che giocatore. Ah, non gliene tiro tanti. Mr. Connie Wonder. Na 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 na
Però non faccio hero power, eh. Vorrei prenderlo e faccio hero power, poi dopo... Non è male, forse. No, facciamo hero power, vaffanculo, va. Mi garba sta play maggiormente, perché con la coin dopo riesco a fare... quello che dico io, Diocan. Questo qua in realtà gli ho risparmiato un danno, devo posizionarmelo diverso. Ma comunque siamo quarti, cioè la, penso che la possa vincere chiunque dei primi quattro la PIL. E poi vi ricordo che lunedì prossimo, lunedì 18 alle 18, il giorno dopo la PIL, l'annuncio più grosso mai fatto sul canale di Poli alle 18 riguardo il mondo... Pokémon in Italia, c'è cioè una roba pesantissima. Condoglianze, davvero. Comunque dopo ce la giochiamo e vediamo un po' come va. Io cercherò di impegnarmi. E come va, va. Purtroppo si sentono gli autoflab che mancano. Poi stanno giocando bene anche gli altri davanti, non sto dicendo di no. Però dico, si sente il fatto che ho fatto tipo 40-50 autoflab in meno del Masseo. Cioè comunque hai meno run disponibili poi. Così è la Kaizo, voglio dire, non è che... Questo è... Domani iniziamo il Thunder Gas Water, la versione definitiva, quindi non è più in test. È iniziata la nuova season di Battlegrounds. E via, capo. Insomma, per aggiornarti un minimo, siccome hai chiesto. Sperando possa aiutarti a distrarti un po' dal resto, ecco. Tier up, coin, spell. No, per forza, fortissimo sto play. Vito, me vediamo, dubito, però mi fa piacere il fatto che tu ci creda. Oltretutto sono tornato in sugli NFT e devo dire che stiamo cominciando, ci dobbiamo preparare al 2024, che ci sarà l'Alvin di Bitcoin, siamo tornati in... Siamo caldi, cazzo, siamo caldi. Io piglierei lui, sinceramente, qui. Sono un coglione perché devo tirare prima questa. Ok, buono. Poteva dare il buff alla taverna. Che piglio, raga. Prendo blu, mi sa. Boh, bro, che piglio lui. Io ci metto poco. Latte va heavy con... Latte va pesante. Latte è un mostro. Troppo bravo. Troppo forte. Questo è enorme. Che sfiga sto fight.
Porco Dio, manco aver killato quello centrale. Mamma mia. Madonna, quanti danni che mi sono pigliato a caso. Porco Dio. Ah, vabbè. Pigliamo lui. Io non so se pigliare lui, sincero. Penso non sia male, però. Boh. Sicuramente qua ro... Puttana, questa OP. Quanto cazzo è forte sta roba, mamma mia. È insensato comunque, cioè anche sto hero qua, secondo me è meno forte degli altri due nuovi. Questo hero qua, però è insensata, cioè ha un mana più 8 più 8, così. Cioè, cioè l'arte è veramente, veramente, veramente un mostro. Letteralmente su 10 colpi che fa, 9 salgono. È incredibile. Ma io latte l'ho sempre reputato, anche quando si giocava a Hearthstone, secondo me era... Quando lui si è messo a tryhardare tutto, in Italia probabilmente è stato uno, è stato il più forte. Cioè latte con Priest per me era devastante. Quando giocava a Priest, cioè era proprio smart, smart, smart. Posso livellare e fare Hero Power se voglio. Non lo so, c'è sempre il rischio, bro. Questo qua ne ha tirati 14. Non penso di tirappare ora. Cazzo, questo è buono. Quanto cazzo è buona sta roba, bro. A me viene voglia di tirappare, sincero. Pure piglio lui e sto qua. Che cazzo mi sono inventato sto turno, fra? Cosa cazzo ho appena fatto, socio? Pazza qua, eh. Qua pazza. Magari, Edo, sì, credici. Puttana enorme sto tipo. Ah, che tumore sta roba. Mi ha pure un fracco di danni perché ha tradato l'incontrario là. Non rispondo a chi non legge in titolo, eh. No worries, capi. Someone like a bit. Minchia. Vai. Porco Dio! Se sto godendo, bro. Che cazzo. Dopo il game di prima. È il minimo questo, non mi rompete i coglioni. Non mi rompete il cazzo, veramente, Perché dopo il game di prima questo è il minimo. Che non ho beccato un morto essendo 4 turni di fila, quello con meno vita, non mi rompe... Guarda, non osatemi rompermi i coglioni perché è il giorno che vi pigliate il ban. Porco Dio. Che cazzo. Dio cane. Vendo sto cazzo di 3-7 perché il 3-7 non lo voglio tenere, cioè tradargli questo prima qua. Da più uno saluto a tutti. Oppure sto fermo sto turno, piglio lui e rollo. Matador non so se comprarlo, ora mi sembra un po' presto. Tanto c'ho questo su board, sono straforte. Ma sì, non lo piglio ora Matador. Diamo taunt a lui, non so se ha senso dar taunt a lui. Ma non ci sono elementali in, quindi. Lui la carria, no?
È bravo Chris, ma Chris mi segue da un sacco, bro. Mio sub da sempre, Chris. Bravo, un bravo ragazzo. Un bravo boy. Bravo boy. Elementale Dragon. Questo fa cagare un po', eh. Tanto vediamo cosa ci dà qua. A parte che potrei anche livellare qui. Questo è OP, giga OP. Vabbè, prendo lui qua. Diamo le stats qui, no? A parte che potevo rinvenire prima un grido di battaglia, non l'ho neanche fatto, boh, vabbè. Voglio lui. Però ci sta a rinvenirlo al 6 il grido di battaglia, oggettivamente. E... boh, raga, faccio così. Penso di essere messo molto bene sto game. Dopo pigliamo questo, diamo il Divine Shield qua. E via. Trovare Kalegos non sarebbe male. Ma no, non lo piglierei neanche Kalegos qua. Non ho una build buona per Kalegos. Non ho Bran, non fa schifo qua. Qua vorrei trovare un altro di lui io. Altro che, altro di lui. Vari Divine Shield e via. Kalegos secondo me non è così buono qui, perché tanto non voglio mettermi a cicare Battlecry. Voglio prendere le spell e tirare le spell. Sì, la Roma male male ieri, eh. Mamma mia, ma che... ma Lukaku che fallo ha fatto, bro? Cioè, ma poi il senso del fallo di Lukaku? Cioè, questo è... e questo è il discorso, bro. Boh, bro, che devo pigliare... puttana, doppio scudo divino è buono, eh. Mi sa che vendo sto obbrobrio, no? Questo buffa un po' tutti, però è il pezzo più schifoso. Perché poi voglio che lei buffi questo, che lo voglio tenere giù. Questo è buono perché gli possiamo dare... in realtà questo qua non gli posso dare Divine Shield. Solo che ha un'altra tribe, quantomeno, questo. Beh, in realtà gli posso dare Divine Shield con questo. Questo secondo me salta per ora. Chiaramente ora rollo la copia. No, lui salta. Ma senza giocare altro, potrei giocare lui giù per ciclare. Oppure gioco il drago questo. Tirando prima le spell però. Sì. Così almeno non rischio che mi vada a buffare drago, no? Cioè che mi buffi questo o questo. Mi buffa questo come drago e dopo gioco lui per chiudere. Mi garba di più, no? Ma io tanto erei tutto. Boh, raga, siamo enormi, sto game qua. Siamo enormi e abbiamo i pezzi buoni, che sono... questo qua è il pezzo più forte del gioco, secondo me. Questo qua. Per me questa qua è la carta più forte del gioco. Troppo sgrava. Siamo al 6 che possiamo rollare Divine Shield, ci sono le robe, si è messi bene. Anche questa è al 6 però. Che merda sta roba, mamma mia. Vabbè. Secondo me questo qua è veramente troppo sgravo, sto robo. Cioè, poi se lo rolli con Drakkari è disumano, bro. Se lo rolli in early con Drakkari, cioè... questo qua è davanti, sta vincendo i fight qua. Sta dando 15 a tutti e guarda qui come lo riduciamo. Cioè... pazzesco. Bello Dion. La ruota di Yogo un po' mi fa merda, bro, ti dico la verità. Compra 7 pezzi, è fattibile. I tuoi gridi di battaglia si attivano 2 volte. Ma penso di sì, bro. Sono sincero.
Boh, per un pezzo a caso. OP questo, no? Sto fermo ora, secondo me. Posso rollare uno, giusto perché. Boh, bro, questi qua sono buff enormi. Io non frizzerei nulla, cioè alla fine la cosa più forte che posso trovare è il Divine Shield, no? La spell del Divine Shield da dare a questi due. Quindi io per ora sto fermo, poi la roba la pigliamo, quindi un discover da lui anche. Anche Draccarino sarebbe stato male, un bel Draccarino sarebbe stato male che ci dava doppia spell lui. E questo qua si buffava il doppio, no? Però voglio dire, dai, non ci lamentiamo. Ma guarda qui, che value, capo. Cioè guarda che board, è ridicola a confronto a me. Na na, na walk alone, I walk na na na. Top 3 del Thunderiante. Com'è questo è buono? Non so se pigliare questo. Puttana, sgravissima sta roba. Cioè, bro, ma ti rendi conto? Questo giusto perché posso triplare, non saprei. Alla fine chi è che non vendo? Lui, no? Sicuro, questo magari lo salta dopo. Cioè, bro, la stai vedendo? Che buff diamo ogni turno. Questo perché abbiamo il drago soprattutto, Troppo forte. Giorno capo, pronta la bottiglia di prosecco? Ce l'ho là dentro, Potremmo anche aprirla. Effettivamente. I walk alone. No. Grazie Joe Mac, grazie del Prime 7 mesi, caro. Grazie Joe Macchiante dei 7. With the Prime, bro. With the Prime, bro. With the Prime, brother. Pretty crazy. Pretty, pretty, pretty crazy. Questo qua, grosso, il micio. Cioè, grosso. Chiaramente abbiamo il 100 di win perché io sono troppo grosso. Però ci poteva dar noia. Questo va al bar, andiamo a eliminare l'altro. Ci puliamo un bel primo. Dimostra una solidità nel meta non da poco, bro, Non da poco. Non da poco. Finalmente hanno tolto quelle anomalie di merda totalmente stupide di Oka. Che non se ne poteva più. Quanto godo, cazzo. Quanto godo che hanno tolto quelle anomalie di merda di Oboia. Fammi vendere la munnezza che voglio spazio su board, va. Chiaramente. Ma boh, però, cioè che devo tirare qui alla fine. Difficile che non vinco qua. 4 gold left, roll. Vabbè. Un'altra da 1. Ma boh, bro. Auguri, bro, a battermi. Cioè, secondo me anche se ha trovato... A parte che ha pareggiato dal morto lui, cioè... Anche se ha trovato Kalegos, questo qua... Non abbiamo più trovato quelle che danno Divine Shield da un pezzo, il che... peccato. Fazzone gestore, ma è morto quel Crobat da quanto ho capito, però sì. Ci servono le God Run, capi? Le God Runs.
Ok. GG, grande win questo game, eh. Pulita, ormai finiamo full vita, gestione buona dei primi turni anche, a livello di quando tira appare, eccetera, secondo me, molto bene, molto molto bene, bella sta partita. Molto buono, nice.